Quindi ecco, a proposito poi di cose vere e concrete, no? Cioè quando tu hai un'attività. No, ma infatti c'è tutto questo lato. Poi volevo dire una cosa brevissima sul MES. Uno litiga su usiamo o non usiamo questi soldi. In realtà il vero problema è che noi non riusciamo a spendere i soldi che sono stati già stanziati. Ci Certo, sono 70 certo. miliardi di opere pubbliche, di investimenti pubblici già stanziati e non spesi. Cioè, qui non vorrei che ci perdessimo nella polemica politica e non si vedesse che non funziona la macchina, non si accende il Certo. motore. Cioè, questo è il tema e nessuno ci mette le mani Beh, dentro. devo dire, Cuperlo, che anche Zingaretti ha detto più volte che il grande tema è sburocratizzare, cioè mi pare palese che ci sta qualcosa nei meccanismi che Ma non vada. io ripeto, io capisco Cooperlo e Ma non c'è capisco dubbio. anche che l'emergenza, tutta la complicazione che è arrivata addosso alla burocrazia, alla pubblica amministrazione, ma ci sono delle cose semplici da fare. Il Presidente del Consiglio parla da non so quanto tempo di cambiare l'abuso d'ufficio, che è uno dei problemi classici quando si fanno investimenti, opere pubbliche, cioè, ma perché non lo fa? Ma il decreto semplificazioni, ma da quanto tempo ne parliamo? E poi non basta soltanto mettere in fila una legge o un provvedimento di legge. Il problema è la testa che fa le leggi, perché se uno fa un decreto rilancio con 260 articoli e 100 decreti attuativi, 98. 98, 110, adesso c'è un dibattito, il Sole Sì, 24 poco Ore ha cambia. scritto 98, quindi mi fa piacere che lei, insomma, consideri quello che dice il Sole Fonte 24 Ore primaria. fonte primaria, però c'è un dibattito 98-110. Allora, è la testa di chi scrive le leggi, è la testa e quello che c'è nella pubblica amministrazione, è lì che bisogna mettere le mani, perché allora è inutile parlare della Germania, dei 15 Alessandro, articoli, perché è lì. questa